Siamo il 31 marzo e nei giorni scorsi si è discusso ampiamente della situazione del Rosandra, detruppato in gran parte da un'attività della protezione civile che è ancora da chiarire. Eh, recentemente, proprio nella giornata di ieri, è stato diramato un comunicato del, della protezione civile, appunto, la quale dà alcune spiegazioni del perché un intervento di questo tipo. Ecco, io vorrei discutere di alcuni di questi aspetti mostrandovi alcune immagini. In un bell'articolo pubblicato sul Primorski il 27 marzo, Stojan Glavina, residente di Bagnoli Superiore, denuncia letteralmente: Sono stati tagliati gli alberi sugli argini, pioppi centenari che i nostri avi avevano piantato in difesa degli argini stessi, ontani quali con le proprie radici nodose compattano la terra fino a farla sembrare cemento armato, difendendo le sponde e l'alveo dall'erosione. Quello che noi abbiamo fatto è un'operazione di manutenzione ordinaria di un alveo che nessuno. Aveva pulito negli ultimi 30, 40, forse 50 anni. Beh, qui c'è una prima evidente smentita da parte di Stoian Glavina quando scrive che la comunella di Bagnoli intervenuta nell'Alveo del Torrenti 18 anni fa. Mentre scorrono immagini che ho registrato nell'ottobre del 2009 riferite al tratto di fiume ora martoriato, che quindi non vedremo più in queste condizioni per almeno 30 anni, eh, leggo quanto ha riportato Glavina. In quattro lavorammo sodo per tre mesi e pulimmo il tratto che va dalla vasca Lopatnik minore fino al ponte che collega Iama con il tratto Presere. Asportammo arbusti dall'alveo e rifacemmo la capitozzatura di pioppi e dei gelsi lungo gli argini, tutto con mezzi e attrezzi propri. Un tanto per smentire il fatto che non si fosse fatto alcun trattamento nel fiume negli ultimi 50 anni. Mi ha fatto meramente sorridere anche l'affermazione della protezione civile, Secondo la quale si sarebbe asportata la vegetazione infestante, richiamando la legge regionale 64 dell'86, che in realtà non usa il termine infestante. Forse questo è stato utilizzato nel decreto per indurre il comune di Dolina ad accettare l'intervento. Guardate le immagini che scorrono e ditemi quante piante infestanti vedete. Il documento della protezione civile si rifà ad una nota del comune di Dolina del gennaio del 2012 nella quale lo stesso richiedeva un intervento lungo il tratto di torrente compreso tra l'abitato di Bagnoli Superiore e Bagnoli. Ebbene, l'intervento più delicato e deterio è stato compiuto a monte di questo tratto e quindi contro le indicazioni, a leggere il documento di ieri della protezione civile, che il comune di Dolina avrebbe dato. Nel documento della Protezione Civile vi è un'altra evidente incongruenza. Dicono, dal punto di vista della norma in materia di aree SIC ZPS, il competente servizio della Direzione Centrale Risorse Rurali raccomandava per vie brevi esclusivamente il rispetto degli eventuali alberi portatori di nidi. E poco più avanti dicono, sono state tagliate a raso esclusivamente le piante ricadenti in alveo, cioè nell'area di scorrimento del corso d'acqua e prive di nidi. Ora basta guardare le immagini ricavate da internet pubblicate dalla stessa protezione civile come in questo caso per vedere la quantità di nidi di picchio, probabilmente picchio verde e picchio rosso maggiore che sono stati buttati giù, ma eh, vedremo adesso, sono ritornato sul luogo per vedere che cosa è successo in altri casi. Sono appena rientrato in Varosandra, siamo il 31, tutti i tronchi accatastati di pioppo bianco in grande quantità, dimensioni considerevoli per tutti quanti, in alcuni di questi si vedeva chiaramente la fotografia che c'erano delle dei nidi di picchio, picchio rosso maggiore, qui abbiamo ad esempio. Qui dentro c'era il, il nido di un altro volatile. Che adesso dalle dimensioni, beh, poteva essere una cincia. Eccolo qui dentro, si intravede da qui l'ingresso. Il muschio che non cresce da solo risaputamente dentro l'albero, ma questo era un nido proprio in formazione quest'anno. Eccolo qui, si può vedere. Può notare, tolgo fuori, vediamo se ci sono anche le uova. Quelle fortunatamente ancora no, perché siamo ancora in una, prima, in una prima fase. Ecco Comunque, questa qui è la situazione: questo è proprio un taglio perfetto in bella vista. lo si può vedere qui in quest'albero che è stato appoggiato subito all'ingresso di questa catasta in corrispondenza rifugio Premuda. Sono i cadaveri, secondo me. No? Eh già! Pazzesco di piante sane, stago, sì sì! Di malattia, però decisamente sconcentrato 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 questo era ben di più e questo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Un altro passo della relazione della Protezione Civile sì, che lascia quanto piccola. perplessi è il seguente: Ai sensi dell'articolo 7,1 della legge del 9 del 2007, la vegetazione di qualsiasi tipologia che cresce nell'alveo di un corso d'acqua non costituisce bosco. Pertanto, per attuare questo tipo di interventi di manutenzione non sono necessarie autorizzazioni forestali di alcun tipo quasi che eh, fosse possibile in qualsiasi parte d'Italia lungo corsi d'acqua tagliare tutto perché tanto la vegetazione ripariale non è considerata bosco. Ecco qui nel documento che state rapidamente vedendo eh, vi è una, una, la realizzazione della carta degli habitat Natura 2000 per la zona della Varosandra che è appunto ZPS e SIC, qui vedete la zona dove appunto in quel colore azzurro sono delimitati i boschi ripariali, le frecce rosse indicano il punto in cui c'è il ponticello. Ecco, questo è un habitat di interesse eh, internazionale, interesse comunitario, e quindi, in quanto tale, va protetto. E per questo motivo, è prevista una valutazione di incidenza all'interno dei SIC e delle ZPS, e anche qui, a mio parere, andava fatta. Un tanto si vince, peraltro, dall'analisi del documento, valutazione di piani e progetti eventuali un'incidenza significativa sui siti Natura 2000 guida metodologica scaricabile in rete che riguarda proprio l'articolo 6 e suddivide spiega che la valutazione di incidenza segue quattro livelli: uno screening, una valutazione appropriata, una valutazione delle soluzioni alternative e infine quella che interessa a noi, una valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative. In cui permane eh, l'incidenza. Ecco, qui si dice specificamente che la valutazione va prevista, che va fatta comunque una misura, va prevista una misura compensativa, anche se vi sono motivi imperanti di rilevante interesse pubblico. Per finire, per chi ancora ha ancora la pazienza di seguire un dettaglio tecnico, vorrei presentarvi un documento che è stato redatto dall'ARPA. Il documento da si intitola Applicazione dell'indice di funzionalità fluviale al torrente Rosandra. L'indice di funzionalità fluviale, eh, IFF, è un sistema biologico per caratterizzare la qualità dei corsi dell'acqua, è un tipo di attività che si fa in moltissimi fiumi italiani. Bene, è stato recentemente eh, realizzato questo tipo di studio anche per il torrente Rosandre, vediamo che cosa si va a scoprire. Intanto per quanto riguarda la vegetazione vengono segnalate le specie come il Salix alba, il Populus nigra, l'Alnus glutinosa, specie che abbiamo già avuto modo di considerare. Per quanto riguarda la fauna, vengono segnalate la sanguinero, l'alborella, il cavedano, per quanto riguarda le specie ittiche e poi anfibi importanti come la salamandra, il rospo comune, il rospo comune mediterraneo, l'ululone dal ventre giallo, la rana verde maggiore, la rana dal mattina, la rana ridibonda e così via. Tenete a mente adesso brevemente questo colore blu che è il colore corrispondente al massimo livello di funzionalità fluviale. Ci sono nove livelli di scala. Il torrente Rosandra è stato studiato in, lungo tutto il suo corso e, e è interessante notare che le zone più, più di maggiore interesse sono proprio quelle nelle quali c'è stato l'intervento. Eccole qui, vedete i due tratti di colore azzurro, eh, quella è la zona interessata appunto dell'intervento della protezione civile ed era considerato altissimo il livello di eh, funzionalità fluviale, quindi condizioni ecologiche ottimali. Scorriamo la relazione dell'ARPA, vediamo questi colori arancione e giallo di scarsa qualità del corso, si tratta della parte bassa del torrente Rosandra, andiamo verso la nostra zona, ecco qua che compaiono le, le aree blu, R79, 80, 81, 82, sono proprio le aree interessate dell'intervento della protezione civile. Ora vi chiedo ancora pochissima pazienza per vedere che alcuni parametri che sono stati considerati, ad esempio qui, la presenza o assenza di eh, antropizzazione scorriamo lungo il corso del fiume arriviamo al tratto di nostro interesse ecco vedete qui la zona considerata, era considerata eh, di scarsissimo eh, disturbo antropico e quindi era particolarmente idonea per la, per la vegetazione chiaramente ma soprattutto per la fauna Altro parametro importante dell'indice IFF è l'idoneità ittica, dove si va a considerare quali sono le caratteristiche affinché le specie di pesci possano vivere nel corso d'acqua. Si parla della necessità di zone di rifugio che permettono ai pesci di rifugiarsi dai predatori, aree di frega, cioè aree per la, per la riproduzione e poi molto importante l'ombreggiatura, l'ombreggiatura che ora in quel tratto non ci sarà più e che garantiva invece temperature eh, omeostatizzate nel corso dell'anno. Insisto su questo tema del danno che è stato creato parlando della continuità delle formazioni presenti in fascia perifluviale perché la funzionalità delle vegetazioni dipende dalla copertura che garantisce connettività tra il torrente e l'ambiente circostante, quindi in mancanza di questa copertura le condizioni biologiche saranno molto più basse. Qui vedete ancora una volta che queste condizioni erano molto favorevoli nell'area di interesse. E che dire poi dell'ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale? Beh, per quanto riguarda Rosandra, la pressione antropica esercitata nel tratto pianeggiante ha assottigliato l'ampiezza delle formazioni funzionali, mentre c'è il nostro tratto, il tratto interessato al solito dall'intervento dall della protezione civile, che ancora una volta risulta eh, positivo. La penultima scheda che vi sintetizzo, ma vi consiglio di andare a scaricare il manuale completamente, è quella della vegetazione presente nella fascia perifluviale, la compresenza di formazioni riparie con... che hanno funzioni complementari. Bene, in questo caso la presenza o l'assenza di formazioni vegetali vengono misurate nell'indice di funzionalità fluviale e si attribuisce molta importanza a questo tipo di vegetazione per il contributo all'autodepurazione del corso d'acqua. Anche in questo caso possiamo dire che l'autodepurazione del corso d'acqua in quel tratto non ci sarà più, almeno non ai livelli precedenti. Veniamo infine a ciò che sembra essere il motivo per cui si è arrivati a questo intervento della protezione civile, cioè la sicurezza. Ancora una volta il tratto eh, martoriato è quello che presenta molte positività, cioè un'alta efficienza di esondazione. Durante le piene occasionali eh, molto rare, il torrente occupa parte dell'alveo che normalmente non è interessato dallo scorrimento delle acque. Il nostro tratto con piana inondabile induce contenimento dell'aumento della velocità con diminuzione di erosione delle sponde, preservazione degli habitat che altrimenti verrebbero rovinati dall'aumentata velocità delle acque, spostamento, scambio di materia organica tra terra e torrente e inoltre zone di eh, svezzamento per i pesci ripari. Il torrente ha quasi dappertutto un alveo con una piana inondabile parecchio stretta e solo nel tratto interessato dall'intervento il torrente ha una piana inondabile ampia. A che pro quindi quel disboscamento così radicale proprio lì?